pallanuoto femminile. Rari Nantes Imperia, altro grande traguardo per il talento Giulia Cuzzupè, convocazione che regala stimolo. Il mio sogno è entrare nel sette rosa. Giulia Cuzzupè brucia le tappe e continua il suo percorso di crescita. Dopo la straordinaria stagione scorsa dove la giovane attaccante è stata una delle protagoniste della cavalcata alla Serie A1 della Rari Nantes Imperia, ecco arrivare un'altra convocazione in nazionale. L'atleta giallorossa parteciperà al collegiale in programma dal 31 luglio al 7 agosto, in vista del mondiale di categoria in Grecia. Ai nostri microfoni l'attaccante giallorossa è felice e soddisfatta di quest'altra convocazione in azzurro, un ulteriore passo in avanti per quella che sta diventando una vera e propria big della pallanuoto imperiese, sulle orme di Giulia Gorlero e Giulia Emmolo con un giudizio proprio sul sesto posto del sette rosa al mondiale in Ungheria. Come hai preso questa nuova convocazione in nazionale? Sono molto contenta di essere stata convocata a questo collegiale in vista del Mondiale categoria 1997 in Grecia. Queste convocazioni sono uno stimolo a dare sempre il massimo per migliorare e ovviamente per giocarmi il posto in squadra. È una rivincita per non essere riuscita ad andare in Ungheria, vista la mancata convocazione per il Mondiale? Sicuramente non è una rivincita per non essere andata in Ungheria, anche perché ho appena iniziato ad allenarmi con la nazionale maggiore. Per ora penso sia stata già una grande soddisfazione potermi essere allenata con loro e cercherò sempre di dare il massimo per migliorare e avverare il mio sogno, quello di entrare nel sette rosa. Per questo mese penso ad allenarmi forte con le giovanili per riuscire a staccare il pass per il mondiale. Come giudichi il mondiale del sette rosa e di Giulia Gorlero e Giulia Emmolo? Fino ai quarti di finale sono state grandissime, le ho viste in piena forma. Contro la Russia poteva andare meglio. Ma anche le sconfitte servono per crescere e come hanno dimostrato contro l'Australia non si molla niente anche se non sono più in zona medaglie. Le due Giulie sono due ottime atlete, e secondo me hanno fatto un bel mondiale. Il tuo futuro è ancora ad Imperia? Per quest'anno sì, dopo si vedrà. Quali obiettivi ti poni per questa stagione? Sotto il punto di vista della squadra puntiamo a restare in A1. Personalmente spero ora di essere convocata per il mondiale in Grecia e poi per il prossimo anno spero in una mia ulteriore crescita.